tutti! Oggi noi di Chef d'Italia siamo a Roma, precisamente in via di Boccea 1401 al ristoro La Dispensa, per scoprire ed assaggiare ovviamente le fantastiche ricette di Flavio Del Silvestri. Andiamo a vedere. Flavio, allora, come primo piatto cosa ci prepari? Adesso prepariamo un piatto molto semplice, dei spaghettoni artigianali di acqua e farina senza uova con questi granchi. Quindi gran ciporri, vongole, pomodori pelati, del vino bianco e dell'aglio. Ricordo comunque alla gente che sta all'ascolto che i granchi vanno comprati sempre vivi e mai morti, perché comunque si deteriorano in pochissime ore e per legge vanno venduti vivi, tra l'altro. Quindi mi preparo un soffritto con dell'aglio tritato, quindi parto con l'olio. Qua metto l'aglio, cerchiamo di recuperare anche l'acqua perché quest'acqua ha molto sapore, quindi facciamo il lavoro su una vaschettina, togliamo la lisca che sta nella corazza, poi togliamo le branchie. Togliamo la parte della coda, che pure questa è dura, non si mangia. Poi mettiamo i granchi dove stavamo facendo il soffritto d'aglio. Facciamo rosolare i granchi per un pochettino, non troppo, mi raccomando sempre vino bianco secco col pesce. Sfumato il vino aggiungiamo pelati e poi faremo andare la salsa per circa un'ora e mezza, aggiungendo acqua se serve in maniera che non si ritiri troppo. Ora che la salsa è quasi pronta, facciamo un soffrittino di olio e aglio e apriamo le vongole. Mettiamo le vongole stando attenti a abbassare la fiamma, altrimenti rischiamo di fare la fiammata. Goccettino di vino, ma poco. E le facciamo aprire. Ora che le vongole si sono aperte, aggiungiamo il granchio con la sua salsa. Nel frattempo ho già calato la pasta, questa pasta ha circa un quarto d'ora, così ho avvantaggiato il tempo. Questi sono degli spaghettoni fatti con acqua e farina soltanto, senza uovo, quindi risultano più digeribili e meno pesanti. E il piatto è pronto. Amici, purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Io mi auguro che la ricetta di oggi vi sia piaciuta. Vi mando un bacio e alla prossima puntata. Ciao!